Oliviero Rossi, buongiorno. Allora, si parla molto spesso dell'arte come di un mezzo molto potente per il benessere delle persone, per la cura delle persone, tant'è che si parla effettivamente di arte terapia, di fatto è una professione riconosciuta. Perché l'arte è così fertile per generare cambiamento e benessere? L'arte terapia è differente dall'arte. L'arte terapia è l'arte di mettere in gioco delle competenze mettendo nella relazione la modulazione di queste competenze che hanno una valenza creativa e creatrice. Nel senso che l'arte terapia è quella sorta di modulazione della relazione in cui mettiamo un terzo comodo. E il terzo comodo è il processo creativo che un po', rappresenta un po' e a volte ha gli strumenti dell'arte di origine, ma in realtà è un lavoro sulla creatività che possa essere articolato in modo che la relazione ospiti una modulazione delle emozioni che altrimenti bloccherebbero l'esprimersi nel mondo, nella relazione con l'altro. In questa operazione di creazione modulatrice, il paziente, il cliente, comincia a sperimentare, a attraversare il rischio di mettere nel mondo qualcosa che prima non c'era. Questa è la creatività, avere il coraggio di riempire il proprio mondo lasciandolo abitare di una traccia di sé da cui ci si può separare. E in un certo senso è il prodotto artistico. In questa possibilità di costruire, creare, mettere al mondo e potersi separare, c'è un lavoro diretto sul processo di identificazione e disidentificazione. Ovviamente la via maestra è disidentificazione dal sintomo o dalla propria vita, diciamo, costretta, per entrare in dimensioni di vita abitabili in modo diverso, attraverso queste possibilità di co-crearsi la possibilità di spazio vitale, emotivo, cognitivo, relazionale, che possa ospitare quello che possiamo chiamare un respiro, allontanarsi, avvicinarsi in un processo che si chiama vita, se continua e fino a che continua. Intanto che parlavi, un po' sono rimasto specialmente ipnotizzato dall'ultima parte, questa del respiro, mi sembrava interessante, mi venivano anche tante esperienze che io ho fatto con pazienti e clienti. Mi era venuto anche in mente però che tanti anni fa io ero piuttosto scettico rispetto all'arte terapia, nel senso che dico una cosa rischiosissima, ma la dico lo stesso, mi sembrava una cosa un po', come dire, meno seria, meno votata alla terapia, forse me la immaginavo anche come meno efficace, e poi ho cambiato idea vedendola in azione. Puoi dire qualcosa su questo, nel senso che l'obiettivo è chiaro, mi piacerebbe che chi sta guardando il video, che è scettico, potesse incuriosirsi, quindi non so, uno spot pubblicitario o qualcosa. A volte un leitmotiv degli psicologi è la profondità. E quello che diventa una possibilità dell'arte terapia è scoprire la ricchezza della superficie. Superficie come elemento percepibile, visibile, che attraverso la possibilità di essere percepibile
entra nell'organismo. E questa è un'operazione delicata, e delicata anche nella modalità di entrare. Non c'è bisogno della profondità, è necessario potersi permettere di esplorare il mondo attraverso gli unici canali che permettono di fare questa esplorazione, i canali percettivi. L'arte esiste perché è percepibile, ma anche gli esseri umani esistono perché sono percepibili. Quindi l'arte come un canale particolarmente potente per entrare in contatto con le percezioni e anche per riorganizzarle. Per entrare in contatto. Poi i canali percettivi sono quelli che permettono il contatto, l'incontro, la separazione, l'interazione, e fondamentalmente sono quelli attraverso i quali entra il sapore dell'esistere. E il sapore dell'esistere è direttamente proporzionale alla qualità delle relazioni con gli altri, con me stesso e con il mondo. Fantastico. Bene, speriamo di aver incuriosito abbastanza verso l'utilizzo dell'arte in terapia. Alla prossima, grazie Oliviero. Grazie a te.